Il Monza vince e trova la sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Finisce, o meglio, sta per finire, ma non dovrebbe succedere nulla di eccezionale in questi ultimi minuti. Salernitana Monza sul risultato di 0 a reti a 2 in favore dei biancorossi, oggi in maglia bianca alla Rechi di Salerno, proprio quello stadio che l'anno scorso fece un brutto scherzetto a Paladino e ai suoi ragazzi. Lo ricordiamo, quel secco 3-0 che all'epoca Paolo Sousa rifilò al Monza. Non è stata una partita facile, neanche quella di questa sera. Un primo tempo dove il Monza poteva benissimo andare in vantaggio, ha avuto diverse occasioni. Ricordo su tutte quella di Izzo nel primo tempo, come anche nella ripresa, l'occasione fallita in maniera grossolana da Roberto Gagliardini, che ha ricordato il vecchio Gagliardini ai tempi dell'Inter, dove si era ritrovato più volte a sbagliare gol del genere. E invece un Monza che con maturità, e utilizzo questa parola che ha utilizzato lo stesso Raffaele Palladino alla vigilia di questo match, la vittoria contro il Milan era sicuramente tanta roba, ma la vera forza il Monza l'avrebbe dimostrata vincendo quella di questa sera, cosa che è accaduta. E attenzione, perché un Monza che addirittura si porta a quota 36 punti, aggancia il Torino. Io sono il primo che predica sempre calma, sono consapevole che dal triplice fischio in poi tanti tifosi ricominceranno a parlare di Europa. Dal canto mio posso dire, insomma, che il discorso salvezza ad oggi è completamente chiuso. La vittoria dell'Empoli poteva mettere ancora magari qualche pressione sul Monza, cosa che invece non è accaduta, perché lo ripeto, è stata una partita non facile, però che il Monza alla fine è riuscito a portare a casa. Parlare di Europa al momento a me sembra ancora prematuro, perché vedo tante altre squadre nettamente più forti rispetto al Monza, però il Monza è lì, 36 punti non sono pochi e l'Europa è a meno 2 con una partita in più. Tornando brevemente sulla partita, beh, in questo momento sto rivedendo il gol di Matteo Pessina, un gol bellissimo, pallonetto, ci voleva il ritorno al gol di Matteo Pessina su azione, cosa che è arrivato, sono molto contento per lui che se lo merita, ma la partita viene di fatto decisa e aperta da Daniel Maldini, l'uomo che non ti aspetti, è un ragazzo che ha tanta tecnica, questo lo dobbiamo riconoscere, che magari spesso, non so se non gli viene data la possibilità perché Raffaele Palladino non lo vede bene in allenamento o cos'altro, però qualcosa in più si merita. Non dimentichiamo che l'assist per il gol decisivo di Bondò settimana scorsa lo fa Maldini, il passaggio decisivo quando poteva benissimo andare da solo verso la porta e magari sbagliare. Anche oggi decisivo, assist proprio di Gagliardini che in un certo senso si fa perdonare dall'erroraccio invece davanti alla porta, e quindi una vittoria firmata Daniel Maldini e Matteo Pessina rispettivamente al 78esimo minuto e all'83esimo minuto del secondo tempo. Per il resto, lo ripeto, è stata una partita abbastanza ostica, quindi è difficile anche dare giudizi in generale. Un primo tempo dove il Monza ha creato, sì, non è riuscita a concludere, un secondo dove invece la Salernitana ha cominciato a spingere di più, quasi addirittura recriminava un gol, perché a un certo punto, diciamocelo, se lo meritava un gol la Salernitana, ma poi queste due reti del Monza di fatto condannano la squadra di Liverani ad un ultimissimo posto in classifica, precisamente a 13 punti, che li condanna di fatto alla Serie B. Ragazzi, mi raccomando, opinione a caldo qui sotto nei commenti, sono curioso di sapere la vostra e sono curioso di sapere proprio a livello di classifica come vi atteggiate. Piedi per terra o sognare qualcosa in più? Fatemelo sapere. Vi ricordo inoltre di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo in diretta su Monza News per il post Salernitana Monza 0 a 2.